30 anni dalla strage di Capaci, Palermo non può dimenticare. Palermo non può dimenticare, Palermo è profondamente cambiata perché dopo le stragi di Capaci e Via d'Amelio c'è stata la reazione sulla civile, c'è stata i fuori bianchi, le catene umane e dopo la morte di uccisione di Don Pino Puglisi, le elezioni del 93, quando la stragrande maggioranza dei palermitani ha detto no al governo della mafia, eleggendo me come sindaco e eleggendo Antonino Caponnetto, presidente del Consiglio Comunale, per dare un segnale. Palermo non vuole essere governata dalla mafia, ieri non lo voleva, non lo è stata in questi anni e noi siamo impegnati per evitare che Palermo possa tornare a essere governata dalla mafia. Come ricorda il 23 maggio del 92, dov'era? Ero ad Assisi, nella cittadella di Assisi, quando durante un incontro dal quale io stavo parlando è arrivato il questore di Perugia e mi ha dato la terribile notizia. Lei poi è riuscito a rinnovare la nostra città. Palermo è profondamente cambiata, non è più governata dalla mafia, questo è sicuro. La mafia c'è ancora, ci sono mille problemi, non è più governata dalla mafia. 30 anni dalla strage di Capaci, Palermo non può dimenticare. Beh, è cambiata la Sicilia. Fino a quel momento si era convinti che la lotta alla mafia fosse un problema dei magistrati e degli uomini in divisa. Si è capito che l'impegno antimafia riguarda tutti e questo processo lento ma inesorabile oggi ci offre una Sicilia maggiormente consapevole. C'è anche tanta ipocrisia, c'è anche tanta retorica attorno all'antimafia di maniera. Io credo che l'impegno antimafia vada ogni giorno predicato e soprattutto praticato nel silenzio del dovere.